Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi andremo a realizzare una borsa su rete Canvas. Ho scelto questo graziosissimo kit dal sito di Pandaol Select. Questo qui è appunto il codice, vi lascerò anche il link in descrizione. Questo kit è davvero carinissimo perché comprende ovviamente la rete Canvas e altri materiali. Aspettate che ve lo apro così lo guardiamo in dettaglio. Allora, all'interno c'è il foglio con le istruzioni per poter realizzare questa graziosissima borsa con questo filato appunto in organza. Questo kit qui, che ho scelto appunto sul sito di Bundle Select, non comprende il filo, il nastro. Però ci sono altri kit, sempre interessanti, sempre sul sito di Bundle Select, con all'interno anche il filato. Questo qui che ho scelto io comprende soltanto la rete canvas, ed eccola qua, la rete canvas tutta unita, preformata appunto per poter realizzare la borsa. Ed è una borsina davvero molto carina perché è fatta in questo modo con la patta, non so se si nota dal video, e poi ci sono i laterali che sono uniti. E poi all'interno del kit troverete anche due aghi in plastica, ed eccoli qua. Poi sono presenti due chiusure, quelle calamitate, ed eccole qui. Poi la catena lunga con i moschettoni, due di questi elementi per poter agganciare appunto la catena e questa decorazione centrale che non so se utilizzerò con Bambi. Allora, intanto prendiamo l'ago e questo invece inserisco nuovamente all'interno della bustina perché al momento andremo a realizzare prima la decorazione con il filo. Come filo, come dicevo, in questo kit non prevede appunto il filo nessun tessuto, quindi ho acquistato a parte questo che è appunto un'organza da 1,5 cm, ed eccola qua, davvero molto carina. E poi ho acquistato altre due bobine, queste qui in raso, sempre misura 1,5 cm, in colorazione fucsia. Al momento dispongo appunto di queste tre bobine, ma non credo che mi serviranno tutte e tre. Poi a fine video vi dirò all'incirca quanto filo ho utilizzato. Queste sono tre bobine intere, mai utilizzate, quindi andremo ad utilizzare queste qui. Per quanto riguarda la rete canvas, questo kit, come dicevo prima, prevede appunto questo kit per realizzare questa borsa qui. Il risultato non mi piace perché non so se si nota dalla videocamera, si nota tantissimo la rete sotto e questo risultato non mi piace affatto, però è carino il fatto magari di intrecciare i tessuti per creare questa sorta di trama a scacchetti. Quindi sicuramente questa è carina, però utilizzando magari un raso oppure altri tipi di tessuti o fettuccia per poter realizzare questo effetto. Qui comunque ci sono anche i passaggi per poterlo realizzare. Io al momento voglio realizzare un'altra tipologia di trama, quindi farò di testa mia, come sempre. Poi voglio mostrarvi, prima di iniziare il tutorial, ovviamente cambiando tessuto, cambiando appunto tipologia per andarla a decorare sulla rete canvas. Vedete, i risultati sono davvero molto carini. Questa è sempre la stessa base di borsa, però magari con la fettuccia viene un effetto un po' più voluminoso, con l'organza viene un po' più lineare. Poi c'è anche quest'altra con un filato un po' più luscioso e viene questo effetto qui. Sono davvero molto carine. Vi ricordo che è ancora attivo il codice sconto. Il codice sconto per i miei iscritti sarà attivo appunto per un anno, dalla validità appunto di un anno, termina nel 2024, ed è appunto questo il codice sconto per avere appunto il 10% di sconto su un primo ordine su Pandora Select. Quindi adesso vado a prendere il mio filo
ed eccolo qui, già l'ho tagliato, sono esattamente 2,5 metri di filo. Andrò a lavorarli doppi, quindi prendo le due estremità, taglio un po' le due estremità perché sono un po' sfilacciate. Ok, prendo l'ago e come dicevo prima, entrambi li vado ad inserire all'interno della crona dell'ago. Ovviamente mi aggiusto un attimo anche il filo per non iniziare una lavorazione con un filo tutto aggrovigliato. Per quanto riguarda la rete che appunto è all'interno di questo kit è fatta in questo modo. Qui c'è la parte più corta, poi ci sono le alette che sono già collegate al lavoro e poi c'è questa parte qui più lunga che comprende anche la patta della borsa. Infatti la borsa sarà fatta in questo modo, cioè nel senso questa andrà piegata, le due alette andranno appunto fissate sia da questo lato e sia dal lato retro, anche da questo lato qui, e poi c'è questa parte qui dove sarà appunto la patta della borsa, dove poi andranno anche applicate le due chiusure. Io inizierò la lavorazione proprio dalla patta, quindi prendo la rete, la stendo in questo modo e inizio la lavorazione dalla patta per poi proseguire per tutta la lunghezza della rete in salita, così. E poi successivamente andrò a realizzare la decorazione qui delle alette. Quindi iniziamo step by step, quindi dalla patta della borsa iniziamo la lavorazione. Come vi dicevo prima, inizieremo la lavorazione dalla patta della rete canvas, quindi da questo punto qui. Andremo esattamente a contare dalla prima riga alla mia sinistra 4 quadratini, quindi primo quadratino, secondo, terzo e quarto. Inserirò l'ago esattamente nella prima riga, il quarto quadratino e tiro il filo. Si formerà, come vedete, questa asolina sul retro. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire da questo quarto quadratino. Vado a contare altri quadratini sempre nella medesima fila andando verso l'alto, quindi primo, secondo, terzo e quarto. E mi rinfilo con l'ago in questo quarto quadratino. Porto il tutto alla fine, aggiusto i fili. In questo modo, vedete? E adesso inserisco l'ago all'interno di questa asolina. Quindi rivado all'interno dell'asolina e stringo e come vedete il filo si blocca sul retro del lavoro e questo è il davanti. Adesso io mi ritrovo a fuoriuscire appunto da questo punto, vado ad inserire l'ago nella seconda riga nel quadratino sotto. Io, vedete, mi ritrovo in questo quadratino qui, quindi risbuco dal retro in questo quadratino in basso. Tipo scaletta, vedete, questa è la prima, primo scalino, il secondo scalino. Rivado in questo quadratino qui della seconda fila e tiro il filo in questo modo. Vedete? Adesso conto nuovamente quattro quadratini, quindi primo, secondo, terzo e quarto quadratino, quindi mi rinfilo in questo quarto quadratino della medesima fila e tiro il filo. Aggiusto i due fili,
in questo modo. E questo è il lavoro al momento. Adesso devo risalire nella terza fila, sempre il discorso dello scalino. Primo scalino, secondo scalino, questo è il terzo scalino della terza fila. Quindi scendo di un quadratino della terza fila e inserisco l'ago in questo punto. È davvero semplice, cioè basta seguire i vari scalini della rete. Questo è il primo, il secondo e il terzo. Ovviamente adesso vado ad inserire l'ago sempre nel quarto quadratino della medesima fila, sempre della terza fila, quindi il primo, secondo, terzo e quarto. Quindi mi rinfilo con l'ago all'interno del quarto quadratino della medesima fila e ovviamente aggiusto i fili. E questo è il terzo punto. Adesso nuovamente scaletta, quindi primo, secondo, terzo, vado nel quarto punto della scaletta che è questo, quindi riga nuova, vado in questo quadratino . Tiro per bene il filo e come vedete sto realizzando questa scaletta andando verso il basso. Di nuovo qui 1, 2, 3 e 4 e vado ad inserire l'ago nel quarto quadratino della medesima fila. Ovviamente qui non possiamo più continuare andando verso il basso e andremo a replicare questo punto andando verso l'alto. Quindi avremo una trama a V. È davvero un punto molto carino per realizzare appunto una borsa su rete Canvas. Adesso, come dicevo prima, non è possibile più andare verso il basso, quindi io mi ritrovo ad uscire da questo punto qui. Dal retro adesso andremo a salire tra virgolette la scaletta, mentre qui siamo scesi. Adesso questo sarà il primo scalino, questo ovviamente sarà il secondo, poi il terzo e poi il quarto. Quindi io vado nel secondo scalino, che è questo della fila accanto, che poi potete tranquillamente prendere riferimento, come vedete, il penultimo punto, che è posto ovviamente nella medesima riga, vedete? Quindi risalgo in questo, in questo modo, e adesso nuovamente conto 4 quadratini, primo, secondo, terzo e quarto, quindi mi rinfilo in questo quadratino qui, che come vedete corrisponde a questo punto. Dobbiamo soltanto replicare in modo speculare quest'altro lato, seguendo appunto questi punti. Adesso io mi ritrovo in questo punto, vado nella nuova riga e salgo di un gradino, quindi primo gradino, secondo gradino, salgo il terzo gradino, che come vedete corrisponde a questo punto qui. Quindi salgo questo gradino per realizzare il punto da quest'altro lato e nuovamente vado a contare 1, 2, 3, 4, mi rinfilo nel quarto quadratino della medesima riga, che come vedete corrisponde esattamente a questo punto qui. Tiro per bene i fili, li aggiusto anche un pochino . Ok, in questo modo. Adesso nuovamente salgo di un quadratino, quindi primo quadratino, secondo, terzo, e vado a salire l'ultimo quadratino, che è questo, che come vedete corrisponde appunto al primo punto realizzato, è sulla stessa riga. Quindi
eccomi qua, a realizzare l'ultimo punto di questo lato andando verso l'alto. Quindi 1, 2, 3, 4 e mi rinfilo nel quarto quadratino di questa riga. E come vedete ho completato la prima decorazione che forma questa V. Adesso non vado più verso l'altro perché, come vedete, ho realizzato, questo è il centrale del punto, ho realizzato 3 punti da un lato e 3 punti dall'altro, quindi per un totale appunto di 7 punti che realizzano appunto questa V. Adesso devo realizzare questo motivo, devo continuare la lavorazione fino alla fine di questa fascetta. Quindi non andrò più verso l'alto, come dicevo prima, ma andrò a rigirare il punto, quindi vado a scendere nuovamente la scaletta, quindi tenendo come riferimento questo, il primo punto, e adesso riscendo nel secondo punto accanto, andando appunto in obliquo, ed eccolo qua, riscendo nel secondo punto, che poi, come vedete sempre, corrisponde alla stessa riga di questo punto qui. Nuovamente conto 1, 2, 3 e 4 e mi rinfilo sempre nel quarto punto della medesima riga. Aggiusto i fili. Ok, in questo modo. E come vedete corrisponde sempre ovviamente a questo punto, quindi è davvero semplice. Una volta che abbiamo realizzato il primo lato, la prima V, il seguito è davvero molto semplice e intuitivo. Adesso vado a realizzare ovviamente primo punto della scaletta, secondo punto della scaletta, il terzo punto della scaletta, quindi vado nel terzo andando verso il basso in questo modo, e adesso nuovamente 1, 2, 3 e 4 e vado a rinfilarmi nel quarto quadratino della medesima riga, ed ecco qua, in questo modo, vedete? Adesso ovviamente vado a riscendere nuovamente di un quadratino, mi rinfilo in questo, si forma appunto la scaletta, e nuovamente conto 1, 2, 3, 4 e quindi vado nel quarto quadratino di questa riga, ed ecco qua. Come vedete, questo è l'ultimo punto ed è il punto centrale della V. Adesso devo realizzare la parte in salita. Quindi io mi ritrovo in questo punto, quindi per andare verso l'alto, questo è il punto primo della scaletta, io vado nel secondo punto della scaletta della fila accanto, quindi vado in questo punto, aggiusto sempre per bene i fili, anche sul retro, in modo che il tutto viene ben coperto anche sul retro. E quindi sempre 1, 2, 3 e 4 mi infilo in questo quarto quadratino di questa riga e aggiusto i fili e vado avanti ovviamente con questa lavorazione fino a terminare questo spazio qui di rete canvas, sempre con la medesima colorazione. Io ovviamente vado avanti e vi mostro la riga terminata. Ed ecco come si presenta il lavoro una volta che ho terminato appunto la riga. Ed eccola qui, davvero molto molto carina. Sono esattamente 2, 3, 4, 5 V per intenderci, e questo è quello che è avanzato del filo. Adesso, prima di andare avanti, vado a rigirare la lavorazione in modo da bloccare anche il filo. Quindi giro sul retro. Questo è l'ultimo punto realizzato, questo qui.
Adesso semplicemente ripasso con l'ago sotto agli altri punti. Se come me ovviamente avete poco filo a disposizione, vi conviene prima inserire l'ago nei punti e poi inserire nella corona il filo in modo da andarlo a nascondere con più facilità, ecco, in questo modo. Una volta nascosto in una V, possiamo tranquillamente tagliare il filo in eccesso. In questo modo. Ed ecco come si presenta la prima riga terminata, appunto, lavorata con il raso. Questo è il davanti del lavoro, invece questo è il retro. È tutto bello coperto, quindi non c'è neanche bisogno di inserire nessun rivestimento all'interno della borsa. Adesso la seconda riga vado a realizzarla con quest'altro colore. E questo è anche organza, invece questo qui che ho utilizzato come prima riga è raso. Quindi vado a cambiare, vado sempre a tagliare esattamente 2,60 m di filo e anche in questo caso vado a lavorarli a doppio filo. Quindi prendo i due lati, inserisco l'ago e vado a lavorarlo a doppio. Quindi vado a realizzare una seconda fila di un altro colore e fuoriesco esattamente da questo quadratino qui. Aspettate che avvicino, zoom un po', ecco qua. Fuoriesco con l'ago proprio da questo quadratino qui, da dove fuoriesce il raso di questo punto. Quindi mi inserisco in questo quadratino qui. Ecco qua, formo sempre l'asolina. Adesso mi serve meno zoom. Ecco qua. E nuovamente conto verso l'alto 4 quadratini, quindi 1, 2, 3, 4. Mi rinfilo nel quarto quadratino di questa riga. Vado a creare la stessa identica lavorazione. Ecco qua, in questo modo. E ovviamente l'ago andrà all'interno dell'asolina. Stringo. Ecco qua che il filo si blocca. Adesso vado avanti, stesso discorso. Primo quadratino della scaletta, mi sposto nel secondo quadratino in basso della scaletta, quindi rientro in questo. Adesso la seconda riga è ancora più semplice perché il quarto quadratino da inserire appunto l'ago in basso è sempre quello lì da dove fuoriesce il raso, perché un quadratino, due, tre, e questo è sempre il quarto quadratino dove inserire appunto l'ago e tirate. Aggiustate i fili. Adesso vado in alto al terzo quadratino della scaletta, quindi primo, secondo e vado al terzo quadratino della scaletta che è questo. E ovviamente il quarto quadratino della stessa riga corrisponde sempre a questo. Come potete vedere, 1, 2, 3 e questo sempre sarà il quarto quadratino dove andremo ad inserire l'ago per poter continuare la lavorazione. Seguite i fili. Ovviamente, una volta nascosto il filo sul retro e tagliato il filo in eccesso, possiamo continuare la nostra decorazione su rete canvas. Io pensavo di andare a decorare questi punti qui con l'organza rosa.
quindi davvero semplicissimo perché basta ovviamente ritagliare un altro spezzone di filo lungo sempre 2 metri e andare a bloccare il filo nella prima riga, cioè in questo punto, e poi semplicemente risbucare da questo e rientrare nel medesimo quadratino dove è presente il raso. Poi di nuovo risbucare da questo e rientrare nel quadratino dove è presente l'organza. In questo punto qui, dove è presente un solo quadratino, basta entrare e fuoriuscire dal medesimo quadratino per andare avanti con la lavorazione. Davvero semplicissimo. Poi per andare avanti in altezza e creare una nuova riga, possiamo decidere il colore che più ci aggrada e poi semplicemente andare sempre a bloccare il filo nella prima riga e andare avanti con la lavorazione. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, la parte centrale l'ho completata tutta con questa graziosa decorazione, con appunto il nastro di raso, e questo è il risultato. Soltanto la patta ho preferito decorarla in questo modo, con appunto anche il nastro di organza alternando. Poi ho anche decorato questa qui aletta laterale della borsa e ho anche aggiunto questo elemento in acciaio che poi ci servirà per agganciare la nostra catena. Adesso andremo a decorare anche l'altra aletta insieme, vi mostro come si fa, ma è semplicissimo, e poi successivamente andremo a collegare tutti i laterali per poter chiudere e assemblare la nostra borsa. Adesso giro la lavorazione, questo come vedete è il diritto del lavoro, vi mostro anche il rovescio che è questo qui. Vi aggiungo una piccola parentesi. Bisogna seguire benissimo il filo anche sul retro, perché come vedete qui nella prima lavorazione, questa è la parte retro della borsa, è tutta bella compatta e quindi la rete non è visibile. Quando poi invece mi sono un attimino distratta e ho iniziato ad aggrovigliare il filo anche sul retro, vedete, il filo non è perfettamente steso come magari essere sul davanti, vedete in alcuni punti magari si nota un po' la rete, quindi prestate maggiore attenzione al filo, seguitelo passo passo in modo da non aggrovigliarlo ed avere un risultato perfetto anche sul retro. Questa ovviamente sarà mia, quindi l'importante è che il davanti sia ben coperta, dentro della borsa andrò a vederlo solo io, tra virgolette, quindi questo è un piccolo appunto che voglio farvi. E infatti, come vedete, la parte questa qui sul davanti non si vede per niente la rete, a parte qui sul bordo, ma qui andremo ovviamente a decorarlo con un altro giro di sempre di nastro di raso. Quindi, come vi dicevo prima, andremo a decorare adesso insieme anche l'altra aletta, è davvero semplicissimo, sempre 2 metri di filo all'incirca prendo sempre e vado sempre a risbucare dal quarto quadratino della prima riga. Quindi la lavorazione è sempre identica. Quindi mi infilo nel quarto quadratino, lascio questa asolina. Conto sempre 4 quadratini del primo rigo andando verso su 1, 2, 3, 4, quindi mi rifilo nel quarto e anche nell'asolina che si è appena creata e tiro. Poi stringo un po' la parte in basso e tiro per bene il filo in modo da bloccare sul retro la lavorazione. Adesso continuo a decorare sempre nel medesimo modo, quindi una volta bloccato il filo qui, una volta bloccato il filo, vado ad inserire l'ago esattamente in questo quadratino qui in basso, sempre il discorso della scaletta andando verso il basso, quindi mi infilo in questo. Aggiusto anche il filo sul retro e poi un'altra volta contro 4 quadratini verso l'alto del secondo rigo, quindi primo, secondo, terzo e quarto, e quindi mi rinfilo in questo.
mentre aggiusto anche i fili. Ok, in questo modo. Poi risbuco nuovamente in basso da questo quadratino qui, sempre discorso della scaletta che va verso l'alto, cioè che va verso il basso, perdonatevi. Aggiusto il filo anche sul retro, in questo modo, e di nuovo 1, 2, 3, 4 e mi rinfilo in questo quadratino. Risbuco da questo qui in basso della fila seguente, aggiusto anche il filo sul retro e di nuovo 1, 2, 3, 4 e mi infilo in questo della medesima fila. Vedete, il filo tende sempre ad attorcigliarsi, quindi se lo aggiustate viene perfetto anche sul retro. Adesso ovviamente vado a realizzare gli ultimi tre punti e vado a risalire nella lavorazione, quindi sbuco da questo quadratino qui. La lavorazione è sempre uguale, quindi 1, 2, 3, 4 e mi rinfilo nel quadratino qui in alto. Aggiusto i fili, di nuovo risbuco da questo, e mi rinfilo in questo. Risbuco da questo. E mi rinfilo in questo qui. E ho terminato la decorazione, la mia V. Ed eccola qua. Adesso per andare avanti, prima ovviamente la decorazione era in orizzontale, adesso bisogna decorare in verticale. Io mi ritrovo sul retro e semplicemente conto, qui è dove è il mio filo, 1, 2, 3 e 4. Quindi mi rinfilo in questo quadratino in alto. Aggiusto sempre i fili. Adesso rinfilo l'ago da dove siamo partiti, cioè da questo quadratino qui. Aggiusto sempre i fili. Questo modo, e adesso da qui vado qui in alto, vado a creare ovviamente la scaletta che va verso il basso, quindi vado qui in alto, e rientro nel medesimo quadratino qui di questa riga. Aggiusto i fili, ed ecco qua, di nuovo scendo di un gradino, quindi mi infilo in questo quadratino qua, aggiustate sempre per bene i fili sul retro, così da avere un lavoro perfetto, e mi rinfilo nella medesima fila nel quadratino già lavorato in basso, questo qui. Ecco qua, vedete? Adesso mi sposto in questo quadratino qui. E riscendo nel quadratino nella medesima riga
già lavorato. Ed ecco qua. Vado avanti, adesso devo risalire perché devo creare gli ultimi 3 punti, quindi questo è il quadratino lavorato, quindi mi risposto in questo quadratino di questa fila accanto. E riscendo in questo quadratino qui, già lavorato in precedenza. Adesso ovviamente risalgo di un altro quadratino, quindi vado in questo, aggiustate sempre i fili sia sul davanti che retro, e riscendo in questo quadratino qui. L'ultimo quadratino è questo da lavorare e riscendo in questo quadratino qua. Ed eccolo qua. Questa è la decorazione al momento. Ho completato anche la seconda V. Adesso vado avanti con la lavorazione in che modo? Vado sul retro del lavoro, il mio filo si trova in questo punto qui, e adesso vado con l'ago in questo punto qua, risalgo in questo punto qui, passando soltanto sotto il raso, in questo modo, quindi ripasso sotto il raso. E mi infilo in questo quadratino qui già lavorato in alto. E a questo punto sono pronta per realizzare un'altra decorazione. Quindi 1, 2, 3, 4 e mi rinfilo nel quarto punto in alto. Adesso risbuco da questo quadratino qui già lavorato della seconda fila e di nuovo 1, 2, 3, 4 mi rinfilo in questo quadratino qui di questa seconda fila e vado avanti con questa decorazione in questo modo davvero semplicissimo. Seguite sempre bene il filo, mi raccomando. Adesso vado a risalire quel punto, quindi mi rinfilo in questo. L'ultimo punto di questa riga e mi rinfilo in questo qui. Ed ecco qua. Anche la terza V realizzata. Adesso mi ritrovo in questo punto, rivado in questo quadratino qui in alto e riscendo nuovamente in questo quadratino in basso, sempre della medesima riga. Aggiusto i fili in questo modo. Adesso risbuco da questo quadratino qui di questa riga accanto e risalgo in questo quadratino qui, che poi è l'ultimo qui in alto. Vedete? Adesso riscendo di nuovo nel quadratino già lavorato e adesso prima di rinfilarmi in questo quadratino qui, vado a prendere appunto questo elemento in metallo, lo tengo qui appunto con il dito e rientro con l'ago all'interno del quadratino qui in alto. Aggiusto sempre i fili.
Dopo riscendo in questo quadratino qui già lavorato e risalgo in questo quadratino qui in alto. Aggiusto bene i fili, ripasso il quadratino del rigo accanto e risalgo nel quadratino qui. Ed ecco qua che ho fissato anche questo anellino, appunto a questi tre quadratini qui centrali. Adesso vado avanti, quindi risalgo in questo quadratino qua già precedentemente lavorato e risbuco in questo quadratino qui. Adesso vado in questo quadratino qui. Aspettate che è scappato l'ago. Rivado in questo quadratino qui. Come vedete, gli unici quadratini che non ho decorato sono questi qui, questo e questo. Perché come vedete faccio un po' di difficoltà ad entrare solamente con l'ago, quindi pensavo di in primis a inserire l'ago più volte in questo modo, in modo da allargare leggermente il buco e poi lasciare questi buchetti qui e li vado a decorare successivamente. Quindi adesso vado prima a bloccare il filo perché come vedete ho poco filo per poter lavorare anche la parte qui in basso, quindi semplicemente ripasso come vi ho mostrato all'inizio video, ripasso sotto al raso la parte retro in modo da bloccare il filo. Mi raccomando, non fate nodi perché sono visibilissimi sia al tatto, quindi con un po' di pazienza rientrate semplicemente sotto a questi punti, vedete? Ripassate un po' sotto questi punti in modo da bloccare per bene il tutto e tenere questo anellino ben saldo alla lavorazione. Quindi io ripasso un po' all'interno di questi punti, posso riscendere anche nella V sotto, nella decorazione questa qui sotto, quindi ripasso in questo modo. Una volta che sento che il filo è ben bloccato, vado semplicemente a tagliare il filo in eccesso. Rieccomi, nuovo filo e adesso andiamo a decorare anche l'ultima parte di questo lato della borsa. Mi rinfilo esattamente in questo quadratino. Aspettate che infilo prima l'ago e poi vi mostro. Ecco qua. Mi infilo in questo quadratino, cioè non mi sono rinfilata nella prima riga, appunto dove inizia la letta. Ma mi sono infilata in questo quadratino qui, già precedentemente lavorato, quello appunto centrale della borsa, quindi mi rinfilo in questo e risbuco da questo lato e lascio l'asolina. Adesso mi rinfilo esattamente in questo quadratino qui di questa riga già lavorato e infilo l'ago anche all'interno della lasolina che è posta sul retro. Stringo per bene in modo da bloccare il filo in questo modo. Adesso vado avanti con la lavorazione nel medesimo modo. Risbuco sempre da questo quadratino qui centrale della rete canvas, in modo da avere una decorazione continuativa e non avere la rete canvas visibile. Quindi io vado in questo quadratino qui e poi nuovamente rivado in questo quadratino qui in alto già lavorato.
in questo modo, vedete? C'è appunto una lavorazione continuativa e non si vede la rete canvas in questo punto. Ovviamente qua nei lati andremo a decorarlo successivamente, quando andremo appunto a chiudere tutti i laterali e andremo a ricoprire anche questi laterali qui, anche la parte questa qui in alto. Invece in questo modo rendiamo non visibile la parte qui della rete canvas, questa qua, perché ve lo mostro, rientro appunto da questo quadratino che è quello della letta e risbuco nel quadratino già lavorato, come potete ben vedere. Aspettate che aggiusto i fili ed ecco qua. Come potete ben vedere, la rete canvas è visibile. Invece, lavorando questo quadratino qua, già precedentemente lavorato della rete, avremo appunto una decorazione continuativa e la rete canvas in questo punto sarà ben coperta. Quindi, ovviamente, questo vado a... Aspettate, ecco qua. Vado a eliminare questo punto perché non mi piace. Era solo per mostrarvi del perché vado all'interno del punto già lavorato, per avere appunto una decorazione continuativa. Ovviamente io vado avanti con questa decorazione e vado a ricoprire anche queste ultime file di rete canvas e ritorno da voi. E questo è il risultato. Come potete ben vedere, la lavorazione è continuativa e in questo punto qui la rete canvas non è visibile. Adesso non ci resta che andare a collegare i lati. In che modo? Quindi questa letta andrà collegata a questo lato della rete, in questo modo, e anche da quest'altro lato questa letta qui andrà appunto collegata a questo lato appunto della rete canvas, in modo da chiudere la borsa sia su questo lato e ovviamente anche sull'altro lato. Adesso ho aggiunto sul mio ago un altro metro di filo. Come potete ben vedere, sto lavorando adesso con un solo filo, invece tutta la lavorazione è stata fatta con doppio filo. Adesso i laterali preferisco farli con un solo filo. Quindi vado sul retro, sulla parte ovviamente interna della borsa, e vado a bloccare il nuovo filo. In che modo? Ripasso sempre sotto la lavorazione, lascio questo che poi andrò a tagliarlo dopo, quando una volta il filo sarà bloccato. Quindi ripasso sotto in modo da bloccare per bene il filo. Questa operazione fatela con calma, perché stiamo lavorando con un nastro di raso ed è abbastanza delicato. Quindi ripassate un po' nella lavorazione sul retro. Ok, ok, adesso il filo è bloccato, come potete vedere lo sto tirando e non viene via. Taglio la codina iniziale e adesso rientro nel primo quadratino della letta. In questo punto, nel primo quadratino, tenete conto che la letta ha esattamente in altezza 18 quadratini, invece come base ha 7 quadratini. Come potete vedere sono 2, 4, 6 e 7, tenendo conto anche questi qui piccolini qui laterali, quindi 18 quadratini e 7 qui di base. Ovviamente io andrò a cucire tutti e 18 quadratini uno alla volta, collegando ogni singolo quadratino di questo lato a quest'altro lato. Quindi sono rientrata
in questo primo quadratino e rientro nel quadratino corrispondente, cioè questo qui. Vedete? In questo modo. Man mano che andiamo avanti con la lavorazione, stringiamo bene il filo in modo che la lavorazione va ad unirsi. Poi salgo nel secondo quadratino del laterale e rivado nel secondo quadratino che viene subito dopo di quest'altro lato. E aggiustate, mi raccomando, il filo in modo da, ecco qua. Poi piano piano, come dicevo prima, stringete il lavoro. Poi rivado nel terzo quadratino e ovviamente rivado nel terzo quadratino di questo lato. Piano piano stringete bene il lavoro. Vedete? Poi rivado nel quarto quadratino e rivado nel quarto quadratino anche di quest'altro lato. Aggiustate sempre per bene il filo in modo che la rete canvas viene nascosta, vedete? In questo modo. E andate avanti così finché non avete unito tutti e 18 quadratini, vedete? E avrete appunto unito tutto questo lato. Faccio questa operazione e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Se seguite anche il filo e non lo fate appunto aggrovigliare, vedete che la lavorazione viene bella compatta e la rete canvas non è visibile. Ovviamente una volta che arrivata qui in alto vado a decorare anche questo lato qui dell'aletta, semplicemente ripassando all'interno del quadratino, sempre ovviamente aggiustando il filo, e ripassiamo all'interno del quadratino due volte in modo da avere una lavorazione bella fitta anche qui in alto. E quindi ripassate due volte all'interno di questi quadratini e aggiustate il filo, vedete, in questo modo, e poi andate avanti con la lavorazione. Ripassate ovviamente anche in questo quadratino qui piccolino. E poi, una volta arrivato in questo punto, andiamo a collegare la rete canvas anche da quest'altro lato. E andiamo appunto ad unire i due laterali sempre nel medesimo modo. Io faccio questa operazione per entrambi i laterali e ritorno da voi. Ovviamente questa decorazione va fatta anche qui sul bordo e anche qui sulla patta, in modo da andare a ricoprire la rete canvas. Ed ecco qui la borsa terminata. Come potete vedere, ho decorato la patta, ho decorato anche l'interno della borsa. Questa è come si presenta la parte interna, è anche molto molto spaziosa. Ve la mostro appunto col mio cellulare all'interno per mostrarvi appunto quanto spazio c'è ancora. E ho aggiunto, come potete vedere, anche le due chiusure calamitate. Sono estremamente semplici da applicare, bisogna soltanto avere maggiore accortezza nello spostare appunto delicatamente il tessuto per poter inserire la chiusura sul retro e poi andare a piegare le due alette della chiusura dorate in modo poi da nasconderle appunto dal tessuto. Come potete vedere, non si notano, e stesso discorso anche per l'altra parte della chiusura calamitata. È davvero estremamente semplice.
applicarle bisogna soltanto essere delicati perché appunto si può rovinare appunto il nastro in raso. Questo è il risultato, davvero molto molto carino. E adesso non resta che aggiungere la catena che è presente appunto all'interno del kit con i moschettoni, quindi vado ad agganciare semplicemente il moschettone. Il video termina qui, spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. I prossimi video saranno di perline, con le collaborazioni per il momento mi fermo qui. E niente, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao ciao a tutti!